L'obiettivo di oggi è proseguire la nostra carrellata su quelle che sono le diverse prospettive e punti di vista che possiamo avere su un sistema informativo. Nell'ultima lezione, venerdì scorso, abbiamo visto, per sommi capi, quello che è il modello informatico. Quindi abbiamo visto fondamentalmente un aspetto applicativo e uno tecnologico, che riguardano approssimativamente il software e l'hardware di un sistema informativo. Oggi proseguiamo andando a focalizzarci su quello che è il modello funzionale. Ricordate che i tre modelli, le tre prospettive che possiamo avere su un sistema informativo rispondono alle domande: cosa deve fare il sistema informativo, chi è coinvolto e come viene realizzato il sistema informativo. Il come è quello che verrà un po' lasciato ai margini in questo corso. E noi ci focalizziamo fondamentalmente su che cosa deve fare il nostro sistema informativo. Il nostro obiettivo è definire requisiti e in parte progettare quello che sarà un sistema informativo. In particolare, analizzando il modello funzionale, ci sono tre diversi aspetti, che sono rilevanti. L'aspetto dei processi, quindi la sequenza di attività che viene fatta per raggiungere un determinato obiettivo. I dati che vengono manipolati in questo processo e le interazioni, i casi d'uso, ovvero come gli utenti interagiscono con il sistema informativo. Una breve distinzione tra quello che sono i processi e i casi d'uso. Mentre il processo ci dà una visione d'insieme di che cosa viene fatto all'interno dell'azienda per raggiungere un particolare obiettivo, quindi ci descrive il processo seguito nell'azienda, i casi d'uso o interazioni, invece ci descrivono come un utente che vuole raggiungere un suo proprio obiettivo, può interagire con il sistema per ottenerlo. Quindi, mentre il processo ci dà un punto di vista globale di sistema, i casi d'uso ci descrivono quello che è un punto di vista individuale, quindi che cosa un utente fa, osserva e quali informazioni fornisce al sistema per svolgere un particolare compito. Abbiamo detto che il modello funzionale ci risponde a cosa deve fare il sistema informativo. I processi, abbiamo già detto, ma poi ci torneremo più volte, sono sostanzialmente una sequenza di attività e le regole con cui queste vengono svolte, e possiamo guardare i processi da diversi livelli di astrazione. Possiamo vedere un processo come un'unica entità, con pochi dettagli, oppure possiamo dettagliare ulteriormente e andare a vedere le singole attività elementari. In particolare in questo corso vedremo fondamentalmente un modello di processi che si chiama CRASO, che è molto di alto livello, e ne vedremo altri due che sono invece notazioni un po' più formali, che sono BPMN e UML Activity Diagram, che sono invece delle notazioni ben definite. Per quanto riguarda il modello dei dati, esistono varie tecniche e notazioni,
Fondamentalmente noi in questo corso parleremo dei modelli, delle classi, class diagram di UML, che però sono omologhi ai diagrammi entità-relazione, che dovrebbero essere familiari a chi di voi ha seguito i corsi di base di dati. Per quanto riguarda le interazioni, invece, utilizzeremo una tecnica che si chiama casi d'uso, use cases, che consiste proprio nell'andare a descrivere le interazioni che avvengono tra l'utente e il sistema. L'obiettivo di oggi è fare una panoramica generale, poi durante il corso approfondiremo i vari aspetti. Quindi abbiamo detto che un punto di vista di alto livello è quello che può essere descritto dal paradigma Craso, invece elementi più dettagliati sono dati dai class diagram e gli activity diagram di UML. Iniziamo a focalizzarsi sul processo, il primo dei tre dettagli, quindi abbiamo processo, dati e interazioni. Adesso pensiamo al processo. Noi parliamo di processi aziendali, ovviamente, perché processo è un termine molto generico che può essere anche applicato alla sequenza di lavorazioni in una raffineria. Ovviamente noi invece siamo interessati a sequenza di azioni che vengono svolte all'interno dell'azienda, che in assenza di un supporto informatico probabilmente sarebbero svolte manualmente. Invece cerchiamo di capire come li possiamo descrivere per poterli poi realizzare in un sistema informativo. Quindi, fondamentalmente, l'elemento essenziale di un processo sono le attività. Quindi un compito che deve essere svolto. Deve essere svolto manualmente, in maniera automatica, in maniera semiautomatica, direttamente dal sistema informativo, usufruendo di servizi esterni, e c'è la più ampia varietà da questo punto di vista. Ogni attività avrà ovviamente un input e un output. Volendo essere generali alla nostra descrizione, l'input potrebbero essere, oltre alle informazioni, anche ad esempio materie prime, quindi mettere la carne in mezzo ai due pezzi di pane per fare l'hamburger. In generale, un processo è tutta una sequenza di attività che sono legate da una serie ben definita di regole, di sequenza, ma assolvono al compito di produrre qualcosa di utile per l'azienda. Quindi normalmente io descrivo con un processo un qualcosa che è utile ai fini dell'azienda. Quindi non descrivo il processo di inserire il codice PIN del bancomat, perché di per sé non ha nessuna utilità. Okay? Non serve né alla banca, una volta che sa il PIN e il processo si ferma lì, non serve all'utente, perché l'utente magari vuole prelevare i soldi dal banco, ma quindi inserire il PIN è qualcosa di funzionale, a qualcosa di più ampio. Quindi, quando noi parliamo di processo, ma lo vedremo dallo stesso punto di vista parlando dei casi d'uso, noi descriviamo una sequenza che porti a realizzare un obiettivo che abbia un qualche valore. Quindi, un processo fondamentalmente è la descrizione di che cosa viene fatto ed è il primo passo, la descrizione del processo, per poterlo automatizzare all'interno di un sistema informativo. Di solito quando io supporto in maniera informatica un processo, guadagno in termini di efficienza.
di solito è molto più veloce andare a inserire dei dati da tastiera piuttosto che andare a scrivere, a riempire dei moduli manuali e consegnarli a chi di dovere, anche perché la consegna di solito è un qualcosa di immediato. Quindi normalmente, salvo casi particolari, l'automazione di un processo porta a un miglioramento di efficienza. Quindi, meno lavoro o meno tempo per ottenere gli stessi risultati. Non sempre l'automazione di un processo però porta a una migliore efficacia. Quindi, un processo modellato male, realizzato male, potrebbe portare a una diminuzione di quello che è il valore effettivo del servizio o del prodotto. Quindi, da un lato, la descrizione di un processo ha un'utilità in sé, perché quantomeno documenta quello che succede all'interno dell'azienda, che magari avviene parzialmente in maniera manuale o automatica. Dall'altra parte è un qualcosa che ci permette di procedere con l'automazione del processo, ma a ragion veduta. Quindi non sempre, una volta modellato un processo, dobbiamo per forza renderlo automatico o automatizzare tutte le sue fasi. Quindi, di nuovo, è uno strumento che ci permette di decidere cosa rendere automatico e eventualmente ci dà le informazioni di base per farlo. Ci sono tutta una serie di tipologie di sistemi informativi che supportano alcuni processi. Diciamo che quelli più comuni sono CRM, Customer Relationship Management, cioè la gestione dei clienti. Nella gestione dei clienti ovviamente ci sono tutta una serie di processi standard, pre e post vendita, ad esempio. Un'altra categoria di sistemi informativi ben noti e codificati è quella che si chiama SCM, Supply Chain Management. In questi due ambiti esistono tutta una serie di standard, di processi predefiniti, qui non dobbiamo neanche inventare nulla, al limite prendiamo un processo già codificato e andiamo a vedere come questo corrisponde alla realtà aziendale, in modo da capire qual è la corrispondenza e eventualmente sfruttare dei prodotti già disponibili. Esistono poi i sistemi ERP. ERP sta per Enterprise Resource Planning, quindi pianificazione delle risorse all'interno di un'azienda. In realtà il termine ERP attualmente viene utilizzato non semplicemente per i sistemi di pianificazione, ma viene utilizzato per indicare i sistemi che coprono quasi tutte le esigenze di produzione e di gestione interna dell'azienda. Quindi, rispetto a quello che era il significato letterale di partenza, ERP adesso è quello che potremmo chiamare un enterprise system. Torneremo più avanti a esaminare questi tipi di sistemi informativi che supportano i processi. Adesso passiamo a esaminare quello che è il paradigma, più che un modello, CRASO. In realtà CRASO sta per, è un acronimo, sta per Customer, Request, Activity, Organization e Output. Con organization scritto all'inglese e non all'americana.
Diciamo, nel campo dei sistemi informativi ci sono molte parole che in inglese si scrivono in un modo, di solito con la S, e nella versione americana si scrivono in un altro modo, cioè con la Z. Quindi, se per caso vi capita di scrivere un documento in inglese, è buona norma scegliere una delle due alternative e mantenerla. E se dovete andare a fare ricerche, sappiate che esiste la doppia grafia. Quindi, se cercate strettamente organization con la S, magari trovate un sottoinsieme di documenti che vi interessano. Qual è l'idea del modello Craso? Allora, è di fornire una visione di alto livello di un processo. Customer, request, activities, perché ce ne sono più di una di solito, organization e output. Quindi l'acronimo sta a individuare le componenti principali di questo modello. Ovviamente capite che è un modello molto semplificato, di alto livello, però è utile, può essere utile per andare a inquadrare che cosa fa un processo. Quindi l'idea è che noi andiamo a descrivere un customer. Attenzione che qui in questo caso il customer è il customer del processo, potrebbe non essere il cliente dell'azienda, okay? Che normalmente esprime una richiesta, vuole raggiungere un obiettivo, quindi il processo è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di un cliente. Il processo produrrà qualcosa, normalmente un output, che potrebbe essere informazioni, un servizio, un prodotto. Per poter produrre questo output devono essere eseguite una serie di attività. Fare il login, inserire dati personali, scegliere un libro, inserire i dati della carta di credito. Queste attività possono essere svolte all'interno di un'unica organizzazione o di più organizzazioni, quindi possono coinvolgere diverse aziende. Possono anche, se vogliamo dettagliare ulteriormente, essere svolte in collaborazione tra più funzioni aziendali. Quindi quelle che qui sono indicate come organizzazioni 1, 2, 3, volendo possono essere sostituite da dipartimento 1, 2, 3, se vogliamo dettagliare ulteriormente. In base alla copertura in termini di organizzazione del processo, noi possiamo pensare di andare a caratterizzare i processi in diverse categorie. Possiamo pensare a un processo semplice che viene svolto da un'unica funzione aziendale. Preparare una campagna di marketing ragionevolmente è un qualcosa che viene svolto da un unico dipartimento. Possiamo pensare a attività, scusate, a processi che invece coinvolgono più funzioni aziendali, ricezione, gestione di un ordine, dalla ricezione fino all'evasione. Ovviamente qui abbiamo vendite, produzione, contabilità,
Oppure possiamo avere processi decisamente più complicati che invece coinvolgono più organizzazioni, quindi più aziende. Queste tre categorie possono essere chiamate monofunctional, per un processo che riguarda un'unica funzione, interfunzionale e interorganizzativa. Non c'è niente di trascendentale in questo, semplicemente un po' di terminologia per capire con un nome qual è l'ambito in cui viene eseguito il nostro processo. Allora, qui ci sono alcuni esempi di processi intrafunzionali, ad esempio in funzione dell'area funzionale possiamo avere all'interno della produzione assemblare un prodotto, ovviamente riguarda semplicemente quella funzione. Per il marketing, come abbiamo detto prima, ad esempio preparare una campagna. Per la parte di finance and accounting, ad esempio preparare tutta la reportistica per fini fiscali, per le risorse umane, ad esempio andare a selezionare il personale. Di solito è un processo che è svolto all'interno di un'unica funzione aziendale. Qui abbiamo un altro esempio di funzione, di processo monofunzionale, per cui il processo è gestione della reportistica, il customer è un dipartimento dell'azienda, la richiesta è, diciamo, una richiesta di informazioni. Le attività che vengono svolte saranno raccolta di dati, analisi e preparazione del report. L'output consiste nel report. Normalmente, se chiediamo un report finanziario, questo verrà prodotto dal contabilità oppure dal reparto di tesoreria, se questo esiste. Esistono processi interfunzionali in cui abbiamo più funzioni aziendali coinvolte all'interno dello stesso processo. Per cui, allora, in questo esempio abbiamo come tipo di processo la pianificazione, il cliente, se vogliamo, è un dipartimento interno, ad esempio le vendite, quindi abbiamo una particolare richiesta, la sequenza di attività e la risposta. Quello che conta è fondamentalmente che il processo viene svolto in collaborazione tra più funzioni aziendali. Interorganizzativo è un processo che invece riguarda più organizzazioni. Ad esempio, la possibilità di andare a comprare su Amazon dei libri da venditori esterni è un esempio di questo tipo di processo, per cui abbiamo la scelta del libro che viene fatta sul sito di Amazon, le informazioni sulla scelta passano al venditore e il venditore ovviamente si avvarrà di una qualche compagnia terza che gestisce la logistica e la consegna. È ovvio che
più allarghiamo l'ambito di un processo, più è complicato da gestire. Un modo di rappresentare un processo è ad esempio tramite quelli che si chiamano diagrammi di attività all'interno del UML. UML sta per Unified Modeling Language, quindi è un linguaggio che permette di produrre modelli di diversi tipi. Si chiama Unified proprio perché mette assieme diversi tipi di modelli e una notazione tutto sommato omogenea e consistente tra tutti. Allora, questo è quello che si chiama un diagramma di attività. Ci torneremo abbondantemente più avanti, ma giusto per farvi capire di che cosa si tratta, abbiamo questo simbolo che rappresenta l'inizio del processo, quest'altro che rappresenta la fine, le varie scatole, i rettangoli arrotondati rappresentano le attività, si chiama activity diagram proprio perché l'elemento fondamentale sono le attività svolte. Le frecce ovviamente rappresentano la sequenza. Questo è un esempio particolarmente semplice. Ovviamente in un processo reale molto spesso ci sono scelte, attività che vengono svolte in parallelo, eccetera. Quindi avrete comunque modo di approfondire l'argomento. Un'altra notazione che si può utilizzare per andare a descrivere un processo è quella che si chiama BPMN, Business Process Modeling Notation. In questo caso il processo è un po' più complicato perché riguarda la gestione di un ordine. Qui abbiamo questo simbolo che rappresenta l'inizio e questo la fine. I rettangoli arrotondati, esattamente come prima, rappresentano le attività. In questo caso abbiamo quelle che si chiamano elementi di flusso che permettono di fare una divisione del flusso di esecuzione e di eseguire in parallelo due attività. Abbiamo anche lo scambio di messaggi tra entità diverse e poi abbiamo in orizzontale quelle che si chiamano swim lanes, ossia di nuoto. Ogni corsia contiene le attività di un particolare ruolo coinvolto nel processo. Quindi abbiamo la possibilità di dire chi fa che cosa, con quali regole, con quali messaggi vengono o informazioni vengono scambiate, quando inizia e quando finisce. Anche qui avrete modo di approfondire, questo era giusto per darvi un'idea di un'altra possibile notazione per la descrizione di processi aziendali. Un altro aspetto
della vista funzionale e quella dell'interazione dei casi d'uso. Questa è una vista riepilogativa di quelli che sono i possibili casi d'uso. Un utente, un cliente può scegliere un libro, comprarlo o visualizzare l'avanzamento dell'ordine. Allora, questi tre elementi, queste tre attività, se vogliamo chiamarle così, sono degli obiettivi che sono significativi per il cliente. Quindi il cliente vuole poter scegliere un libro in base a alcuni requisiti che ha in mente, magari lo vuole anche comprare, non vuole solo avere informazioni sul libro, oppure dopo averlo ordinato vuole sapere a che punto è l'ordine. Quindi questi tre elementi sono tre casi d'uso che descrivono come l'utente e il sistema informativo interagiscono per raggiungere un obiettivo, scegliere il libro, visualizzare lo stato di avanzamento dell'ordine. Ovviamente questa è una vista di alto livello, resta poi la descrizione vera e propria di quello che è il caso d'uso. Quindi che cosa viene fatto, i vari passi che vengono seguiti dall'utente per interagire col sistema informativo. Quindi abbiamo detto processo, interazioni, e resta ovviamente una parte fondamentale che è quella dei dati gestiti dal nostro sistema. Quindi molto spesso abbiamo bisogno di andare a descrivere quali sono le informazioni manipolate da un processo, e questo lo possiamo fare con quello che è un modello concettuale. Un modello che descrive quali sono i concetti fondamentali gestiti dal nostro sistema informativo, quali sono le loro caratteristiche e come sono legati l'uno con l'altro, quali relazioni hanno tra di loro. Questo lo possiamo fare con varie notazioni. Modelli entity relationship che alcuni di voi hanno visto nel corso di base di dati sono un modo. Un altro modo, tutto sommato equivalente, è quello di utilizzare i diagrammi delle classi in UML. Questo è un esempio di diagramma delle classi. Ogni classe rettangolo rappresenta un concetto. Le linee che collegano una classe con l'altra rappresentano dei legami, delle relazioni. Ad esempio, l'ordine sarà legato a un cliente. Un libro all'interno del magazzino sarà legato a una sua descrizione, eccetera. Quindi, utilizzando un'opportuna notazione, noi siamo in grado di andare a descrivere le informazioni che sono utilizzate all'interno del nostro sistema informativo. Se volete, questo diagramma è il punto di partenza per arrivare a creare la struttura di un database che contenga le informazioni. Ovviamente questo aspetto a noi non interessa, ma sappiamo che esisterà un database che direttamente o indirettamente conterrà queste informazioni, e quindi sappiamo che i processi realizzati dal nostro sistema informativo potranno usufruire di tali informazioni.
Quando parliamo di informazioni all'interno di un sistema informativo, in realtà stiamo usando un termine abbastanza generico, è importante andare a distinguere tra due tipologie principali di informazioni. Quelle che si chiamano informazioni, diciamo, anagrafiche, e quelle, diciamo, operative o dinamiche. In inglese si chiamano master data, le informazioni anagrafiche, e dynamic o operation data, e altro. Le informazioni anagrafiche o master data sono informazioni che ragionevolmente sono stabili e non cambiano, se non molto lentamente, all'interno di un sistema. Le informazioni su uno studente iscritto a una particolare università. Matricola, cognome, nome, data e luogo di nascita, eccetera. Ragionevolmente nel corso degli anni queste informazioni restano tali e quali. Ogni anno vengono aggiunti nuovi studenti, ma quelle informazioni tendenzialmente poi non cambiano durante il percorso di studi. Esistono altre informazioni dinamiche che invece vengono aggiornate molto spesso. La registrazione delle lezioni di un corso. Queste vengono aggiornate di volta in volta, due o tre volte alla settimana. Quindi quando noi andiamo a descrivere il nostro processo potrà attingere a questi due tipi di informazioni. Normalmente le informazioni anagrafiche descrivono quali entità vengono gestite nel processo, e le informazioni dinamiche registrano eventi o operazioni che vengono svolte su queste entità. Ad esempio, se andiamo a vedere un sistema informativo che gestisca degli ordini di clienti, come master data, quindi informazioni anagrafiche, avremo informazioni sui prodotti, sui clienti e il listino. Ovviamente queste informazioni cambiano, possono essere cambiate, ma ovviamente molto lentamente. Mentre invece molto più frequentemente vengono aggiornate le informazioni che riguardano gli ordini oppure il magazzino. Se io ho dei servizi pubblici, probabilmente avrò informazioni sui cittadini, sui loro certificati e sui prezzi per ottenere certi servizi. Le richieste di nuovi certificati che noi facciamo, non so, all'anagrafe, invece sono informazioni dinamiche, perché periodicamente ne vengono generate nuove, con molta frequenza. Quindi, per poter andare a descrivere che cosa fa un sistema informativo, quella che abbiamo chiamato vista funzionale, modello funzionale, è necessario andare a descrivere almeno tre aspetti: i processi, cioè che cosa viene fatto, le attività che vengono svolte, le regole, i ruoli che devono svolgere particolari attività, le informazioni manipolate all'interno di questi processi, sia informazioni anagrafiche che informazioni dinamiche, e come avvengono le interazioni tra sistema e gli utenti del sistema, e quindi fornire quelli che sono i casi d'uso del nostro sistema. Un altro aspetto
importante quando andiamo a parlare del sistema informativo è quello organizzativo, quindi andare a capire chi viene coinvolto. Ne abbiamo già parlato un po' prima parlando di processi, perché quando andiamo a descrivere un processo è ovvio che dobbiamo andare a dire chi dovrà fare una particolare attività. E quindi il chi lo possiamo scoprire andando a vedere la struttura organizzativa. E osservare la struttura organizzativa è anche molto utile perché ci permette di andare a classificare i sistemi informativi in base al tipo di utenza che hanno. Quindi io posso andare a identificare alcune tipologie standard di sistema informativo in base al livello organizzativo a cui si riferiscono. Allora, la descrizione dell'organizzazione può essere fatta in vari modi, come un organigramma, sia di alto livello che dettagliato, con quelli che si chiamano linear responsibility chart, di cui vedremo un esempio a breve, oppure, l'abbiamo già visto prima, con gli swim lane, le corsie all'interno di un diagramma di PMN, ma anche Activity Diagram UML, che ci dicono chi viene coinvolto da un particolare processo. Abbiamo presente tutti che cos'è un diagramma organizzativo, quindi abbiamo delle unità e delle sottunità all'interno di una struttura normalmente organizzata ad albero. In alto sono le unità di più alto livello e in basso abbiamo le sottunità. Possiamo avere una vista, diciamo, generale di tutto quello che è un organigramma di un'azienda, per cui abbiamo il presidente, un ufficio di staff che è esempio di relazioni esterne, gli amministratori delegati e i vari dipartimenti. Oppure possiamo anche avere una vista molto più dettagliata in cui ovviamente possiamo vedere soltanto un frammento, per cui vediamo un'unità organizzativa con le responsabilità e le sottunità organizzative, ciascuna con le proprie responsabilità. Quindi questo è un modo un po' più dettagliato di andare a descrivere l'organizzazione. Se volete, questo può essere visto come uno zoom, un'espansione del livello 4. Piccola parentesi, mentre questo diagramma bene o male è comprensibile, questo è più difficile o comunque richiede molto più tempo per essere compreso. La differenza fondamentale tra questo e questo è il numero di elementi, i concetti che sono rappresentati. Esistono degli studi di psicologia cognitiva che ci dicono che per poter capire un'immagine o anche un testo come vediamo, dobbiamo prima di tutto immagazzinarlo in quella che si chiama memoria a breve termine, la quale ha dei limiti di capienza. I limiti di capienza sono che la memoria a breve termine può immagazzinare 7 più o meno 2 concetti per volta. Questa è una regola empirica. E che vuol dire che se noi abbiamo un'immagine con
circa 7 concetti, 5 per stare sicuri, abbiamo buone probabilità che chi osserva quel diagramma, figura, immagine, riesca a percepire e immagazzinare i 5 concetti contemporaneamente, quindi poi a elaborarli in un colpo solo. Se noi cresciamo col numero di elementi, concetti, che vogliamo trasmettere in un'unica immagine, per poterli capire, assimilare tutti, abbiamo bisogno di più passate, quindi l'operazione di lettura, diciamo così, risulta molto più complessa e richiede molto più tempo e molta più fatica. Per questo motivo è fondamentale, nel momento in cui voi presentate qualcosa, ridurre a 5 come linea guida generale i concetti fondamentali che esprimete in un'unica immagine. Se sono di più, è molto difficile che vengano compresi al volo. Ovviamente nelle slide che vi proietto non sempre questo è possibile. Se voglio darvi un esempio di organizational chart, la versione macro, devo per forza metterlo tutto. Okay? Ovviamente non posso pretendere che voi in un colpo solo abbiate presente o assimiliate queste informazioni. C'è un altro aspetto. Queste slide sono pensate per un doppio scopo: uno, quella di essere proiettate qui e quindi aiutarmi a raccontarvi i contenuti del corso; due, servire da materiale per lo studio e quindi sono un po' più dense di quello che dovrebbero essere. Altrimenti dovrei fare due versioni, una per l'aula e l'altra per lo studio. Il compromesso è quello che vedete. Chiudo la parentesi. Un altro modo di andare a descrivere, vi ho parlato di questi aspetti percettivi, perché poi più avanti una piccola parte del corso sarà dedicata alla visualizzazione dei dati e delle informazioni. Quindi riprenderemo questo discorso più avanti. Un altro modo di rappresentare un'organizzazione con le sue responsabilità è quello che si chiama Linear Responsibility Chart, anche Responsibility Assignment Matrix. E questa è una matrice che permette di assegnare delle responsabilità a vari elementi organizzativi. In particolare qui all'incrocio tra un particolare processo e un elemento organizzativo troviamo due lettere, la P o la C, dove la P indica che quell'elemento organizzativo partecipa al processo, quindi attivamente svolge qualche attività, la C indica che quell'elemento organizzativo è il cliente finale. Questo è tutto sommato abbastanza vicino a un diagramma, a un organigramma dettagliato come questo. Qui abbiamo gli elementi organizzativi e le loro responsabilità. E questo è un altro modo di rappresentare queste informazioni.
Qui di solito abbiamo più che altro processi di alto livello, nell'organigramma spesso abbiamo responsabilità molto più puntuali e dettagliate. Un altro modo di fare riferimento agli elementi organizzativi è quello di utilizzare le swim lane. Qui vediamo le swim lane utilizzate in un diagramma di attività. Prima le abbiamo viste nel BPMN, si possono usare con un significato analogo anche in un activity diagram. Qui abbiamo i vari ruoli e le varie attività che vengono svolte. Okay? Questo è un processo per bandire delle posizioni da ricercatore all'interno dell'università e ce n'è solo un pezzo. Tanto qui vediamo i rombi che indicano scelta. Quindi, dopo un'operazione di approvazione, l'approvazione può essere positiva o negativa. Se è positiva si prosegue, se è negativa il processo termina qua. Vi dicevo che una prospettiva organizzativa è utile anche per andare a classificare i sistemi informativi in base al loro obiettivo. Una classificazione dei livelli organizzativi, ce ne sono svariate, questa è una delle tante, identifica quattro livelli, di solito almeno tre sono sempre presenti. Quello strategico, quello di gestione e quello operativo. Qualcuno che faccia le cose serve sempre, e quindi il livello operativo è irrinunciabile. Di solito qualcuno arroga a sé il diritto di fare strategia, e quindi il livello strategico, di nuovo, di solito sempre c'è. E in mezzo c'è qualcuno che deve controllare che la strategia e quello che viene fatto nella fabbrica abbiano una qualche coerenza, e questo è il livello di gestione, management layer. In questo diagramma abbiamo anche un livello intermedio che si chiama knowledge level, che include tutti quei livelli che non sono direttamente coinvolti nello sviluppo di un prodotto, nella produzione di un prodotto o di un servizio, ma magari sono coinvolti in gestione di in attività di supporto, progettazione ad esempio. Giusto per darvi alcuni esempi di processi ai vari livelli, se pensiamo a una città, a livello operativo abbiamo tutta la contabilizzazione dei pagamenti dei cittadini, IMU, manutenzione delle strade. A livello gestionale abbiamo tutta la parte di controllo, di verifica dei budget, di controllo dell'inquinamento, eccetera. A livello strategico invece abbiamo le scelte di alto livello, quale ad esempio l'attivazione di nuovi servizi sociali, piano regolatore, eccetera. A livello bancario, nuovo, a livello operativo abbiamo la gestione pura e semplice dei conti corrente, quindi i processi da sportello. A livello gestionale abbiamo la gestione magari di una filiale. A livello strategico abbiamo tutte le altre scelte più di alto livello che riguardano ad esempio i nuovi portafogli di prodotti. Se
Se pensiamo a un'azienda, a livello operativo abbiamo tutta la gestione degli ordini della produzione, budget periodici a livello gestionale, a livello strategico, ad esempio, la scelta di nuovi mercati. Il livello operativo è quello che è stato automatizzato per primo, perché ovviamente le attività numerose e ripetitive sono essenzialmente localizzate in questo livello organizzativo. Esiste una teoria che indica qual è l'importanza di avere il supporto di un sistema informativo a livello operativo in un'azienda, e questa importanza di solito è legata a due fattori fondamentali: il livello informativo del prodotto e il livello informativo del processo che produce il prodotto. Giusto per darvi alcuni esempi concreti, in questa tabella vediamo i quattro possibili casi. Qui abbiamo dei prodotti con un alto contenuto informativo che possono essere prodotti tramite un processo anch'esso ad alto contenuto informativo. All'opposto invece abbiamo dei prodotti che hanno un basso contenuto informativo, sigarette, bulloni, dadi, e che ovviamente solitamente sono prodotti con processi che hanno un basso contenuto informativo. Okay. Per andare a fare il filetto di un bullone non ho bisogno di molte informazioni. Viceversa, probabilmente per andare a erogare un servizio medico le informazioni necessarie sono molte di più. Il processo anche per andare a erogare il servizio sanitario sono decisamente elevate. Quindi in quest'area troviamo tutta una serie di industrie che hanno alti benefici dal introdurre dei sistemi informativi a livello operativo. Vantaggi leggermente ridotti ce li abbiamo in questi due casi intermedi, cioè prodotti con un alto contenuto informativo ma con un basso livello informativo nei processi di produzione e di erogazione, ad esempio l'editoria. Il prodotto in sé ha un elevato contenuto informativo, la stampa e distribuzione dei libri o dei giornali ha un contenuto informativo ridotto. Oppure in quest'altro caso, in cui di per sé il prodotto non ha un elevato contenuto informativo, erogazione del gas, quindi la distribuzione, ma l'erogazione richiede un processo abbastanza complicato con alti contenuti informativi. E poi abbiamo l'altro caso in cui tendenzialmente un sistema informativo a livello operativo dà benefici minori, quindi è di minore importanza. Ovviamente qui è molto facile, se il sistema informativo è stato sviluppato correttamente, migliorare l'efficienza dei prodotti, dei processi. Può diventare un meccanismo di risparmio e taglio di costi. L'altro livello, quello superiore, è quello di gestionale.
livello gestionale è quello che fa essenzialmente un controllo. Quindi abbiamo dei goal, degli obiettivi definiti, compito dei sistemi informativi a questo livello è andare a prelevare le informazioni, andare a confrontarle con quelli che erano gli obiettivi e permettere di agire, quindi prendere delle decisioni su come, se e come variare quello che avviene, ad esempio, a livello operativo. In questo caso abbiamo delle informazioni tutto sommato elementari, quindi spesso abbiamo dei budget periodici e dei confronti con quelli che erano gli obiettivi. Se vogliamo confrontare i due livelli, l'operativo e quello di management, di solito un sistema informativo che supporta il livello operativo è di uso continuo, che supporta le attività quotidiane, minuto per minuto, mentre invece a livello gestionale l'uso non è continuo, ma è periodico a intervalli. Io ogni settimana verifico il budget, ogni giorno faccio altri controlli, una volta al mese emetto dei report, eccetera. Un'altra differenza importante è il tipo di informazione. Di solito a livello operativo le informazioni sono molto molto semplici. Devo supportare la produzione e quindi non ho informazioni particolarmente complesse. Viceversa, a livello gestionale ho informazioni decisamente più complesse, o comunque la quantità di informazioni è molto più larga, che devo andare a controllare quello che avviene, quindi non posso andare a vedere i dettagli del singolo ordine, ma devo avere una visione aggregata. Quindi ho bisogno di due tipologie di informazioni abbastanza diverse. A livello strategico, questa tendenza a avere bisogno di enormi quantità di informazioni proposte in maniera aggregata è ulteriormente accentuata. Per cui io ho grandi informazioni che arrivano da tutta l'azienda e ho bisogno di andare a sintetizzarle per poter prendere delle decisioni. Ad esempio, ho bisogno di fare un'analisi dei clienti. Per poter andare a decidere quali sono le strategie future, voglio fare dell'analisi dei prodotti per andare a capire la loro affidabilità, o voglio tenere sotto controllo le prestazioni di tutta l'azienda o organizzazione. Usando i soliti parametri, quindi se è un servizio, magari voglio avere un tempo di risposta basso, oppure la qualità dei prodotti che fornisco elevata, un basso numero di proteste dai clienti, eccetera. Mentre il livello gestionale alla fin fine ha l'obiettivo di controllare i costi, fare in modo che le operazioni vengano svolte e i costi rientrino nei budget, a questo livello quello che interessa sono obiettivi di più alto livello. Per poter raggiungere, poter inserire questi obiettivi, ovviamente le quantità di dati che devono essere gestite sono
molto più ampia. Okay? Immaginate come esempio di sistema informativo a livello strategico il sistema informativo di TIM, che ha le informazioni su tutti i clienti e sa quante telefonate fanno al giorno, a chi le fanno, quanti SMS vengono inviati, in che fasce orarie, il traffico dati, e in base a queste informazioni decide se introdurre un nuovo piano tariffario oppure fare delle nuove promozioni. È evidente che un'operazione di questo tipo non può essere fatta andando a vedere i dettagli del singolo utente, ma deve essere fatta aggregando pesantemente informazioni su milioni di utenti. In base ai livelli organizzativi, di solito vengono definiti dei tipi di sistemi informativi. A livello operativo, di solito abbiamo quei sistemi che si chiamano TPS, Transaction Processing System. Quindi quando sentite parlare di Transaction Processing System è un termine generale che riguarda tutti i sistemi a livello operativo. Poi si usa questo termine anche se il sistema in oggetto non è che strettamente abbia a che fare con transazioni, ma magari gestisce operazioni di diversa natura. Abbiamo poi un paio di casi, gli Office Automation System e Knowledge Work System, sono sistemi informativi pensati per quel livello intermedio di knowledge workers, quindi ad esempio i progettisti, e poi abbiamo orientati alle fasce più alte i Decision Support System e i Management Information System. Per di solito operazioni strategiche abbiamo dei sistemi che rientrano nel grosso calderone degli Executive Support System. Qui c'è una figura con qualche dettaglio in più dei vari livelli, quindi abbiamo a livello strategico Executive Support System, abbiamo a livello gestionale i Decision Support System e i Management Information System, qui abbiamo il livello dei Knowledge Worker e qui abbiamo i Transaction Processing System. TPS è un termine molto utilizzato anche per sistemi che non gestiscono direttamente transazioni, un po' come ERP, ormai non è più Resource Planning, ma è un sistema che riguarda tutta l'azienda. Sono termini magari un po' datati che vengono usati in maniera un po' estesa rispetto a quello che è il loro significato letterale. Quindi l'idea è che avere una classificazione anche semplice dei livelli organizzativi ci aiuta a identificare diversi tipi di sistemi informativi che si orientano a fornire supporto a diversi livelli, quindi diverse tipologie di utenti. Le esigenze di queste diverse tipologie sono molto diverse, come potete aver capito. Un altro tipo di classificazione utile per andare a identificare categorie di sistemi informativi è quella in base alle funzioni aziendali. Quindi, pensando all'organizzazione vista come una piramide, invece di affettarla in orizzontale, adesso la affettiamo in verticale e identifichiamo le varie funzioni aziendali, quindi vendite e marketing, produzione, finanza, contabilità, risorse umane, eccetera. Quindi in base a ogni
funzione aziendale io posso andare a identificare diversi tipi di sistema informativo. Se mettiamo assieme queste due classificazioni, otteniamo quello che si chiama piramide di Anthony, dal nome dello studioso che ha proposto di rappresentare in questo modo una divisione organizzativa di vari livelli e le varie funzioni aziendali in orizzontale. Questa ovviamente è una versione standard e semplificata, perché qui sono rappresentate 5 funzioni aziendali molto generali che di solito è possibile riscontrare in quasi tutte le aziende, ma se andiamo in un particolare tipo di azienda probabilmente troveremo diverse funzioni aziendali. Pur in una visione così semplificata, noi potremmo andare in ciascuna di queste caselle a trovare un tipo di sistema informativo diverso. Quello che è successo storicamente è che, partendo soprattutto dal basso, quindi dal livello operativo, ogni casella è stata riempita separatamente. Quindi c'era bisogno di un sistema di contabilità, uno dei primi e facili da fare perché sono standard, e qui era stato comprato un sistema. Poi abbiamo scoperto che ce ne serviva un altro per le vendite, un altro ancora per le risorse umane, e quindi abbiamo avuto 3 sistemi separati. Poi abbiamo esteso alla produzione e abbiamo introdotto un ulteriore sistema informativo. Se parliamo di un'azienda di grandi dimensioni, queste scelte venivano fatte spesso senza parlarsi, senza consultarsi l'un l'altro. Risultato, il caso tipico di un'azienda è di avere vari sistemi informativi che coprono alcune aree. Sistemi che adesso avranno 30 anni di vita, 40 anni. Immaginate le banche che hanno iniziato a informatizzare soprattutto le cose, gli elementi fondamentali negli anni 60, e siamo nel 2012, quindi immaginate quanta storia c'è dietro questi sistemi informativi. Questi sistemi informativi che esistono dall'epoca dei dinosauri di solito vengono chiamati sistemi legacy. Quindi quando sentite parlare di legacy nell'ambito dei sistemi informativi, sono sistemi informativi preesistenti che, se non funzionano o se vengono dismessi, bloccano completamente il funzionamento dell'azienda, perché sono stati i primi a essere creati e sono al centro dell'azienda. E il problema è che ciascuna di queste caselle è riempita e colorata in maniera diversa. Quindi abbiamo informazioni presenti in più sistemi informativi, magari non sono coerenti l'un l'altro, necessità di scambiarsi informazioni tra sistemi informativi completamente diversi. Quindi quello che si chiama portafoglio applicativo di un'azienda racchiude una enorme varietà di applicazioni e sistemi informativi. E questo tipo di classificazione ci permette di almeno avere un'idea di cosa serve ciascun sistema informativo. Quindi di per sé non è che venga utilizzato per andare a sviluppare un sistema informativo, è utile per farsi un quadro generale di quali diversi tipi di sistemi informativi sono utilizzati e a cosa servono, a chi servono, se pensiamo a livello organizzativo.
Direi che per oggi chiudiamo qui. Noi ci vediamo questa settimana ancora mercoledì. Dalla settimana prossima inizieranno i laboratori. Se qualcuno di voi non è ancora iscritto e non mi ha già mandato un'email, lo faccia, perché per me è importante avere un elenco completo in modo da potervi suddividere in due squadre di dimensioni uguali.